Ha sfiorato i 9.700 euro l'incasso della 30ª edizione della rassegna musicale per il Calcit, organizzata dal maestro Greta Palazzini e dai suoi collaboratori. Ad esibirsi i vincitori del concorso musicale dello scorso anno e non solo. Dai solisti professionisti a chi fa musica per puro divertimento fino ad arrivare al coro dell'Istituto Martiri di Civitella diretto dal maestro Eugenio Dalla Noce. I ragazzi sono reduci dall'esibizione di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Civitella in Val di Chiana in occasione del 25 aprile e hanno recentemente partecipato con successo anche al Festival di Primavera a Montecatini Terme. Si sono così felicemente messi a disposizione anche del Calcit e nella sala del Circolo Artistico di Arezzo hanno cantato 3 brani. Alla fine hanno portato a casa anche il premio del pubblico. L'impegno dei musicisti per il Calcit prosegue con la 22ª edizione del concorso Calcit dedicato a Gianfranco Barulli, che terminerà domenica 26 maggio con un concerto ospitato dal Teatro Petrarca di Arezzo, che vedrà esibirsi l'Orchestra Sinfonica del Calcit.